Buon pomeriggio e benvenuti a tutti a questo nuovo incontro di Maps for Future. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e Big Data e non è la prima volta che parliamo di queste cose perché abbiamo parlato di questi temi applicandoli all'ambito operation e ne abbiamo parlato anche applicandoli all'ambito HR. Oggi il nostro focus sarà invece nell'ambito dello sviluppo commerciale e in particolare faremo un affondo su come l'intelligenza artificiale e i big data possono essere utilizzati anche all'interno delle PMI. Quindi, a fronte di un evento che avevamo in realtà realizzato a gennaio 2020, fu proprio l'ultimo evento prima della pandemia, in cui avevamo come ospite il responsabile marketing di IBM e un consulente di comunicazione digitale, e abbiamo voluto, a fronte degli importantissimi cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi 2 anni, soffermarci e a ragionare su come questi temi, quindi intelligenza artificiale e big data, in realtà abbiano iniziato non solo ad essere più conosciuti, ma soprattutto ad essere più alla portata di tutti. Quindi nella prossima ora e mezza avremo chi ci racconterà di che cosa significa parlare di intelligenza artificiale e big data all'interno di una logica commerciale. E avremo anche chi ci racconterà la sua esperienza. Questa iniziativa si colloca all'interno di un progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Vicenza che noi stiamo gestendo come NewCo e che quindi è un progetto in itinere che vedrà poi molte altre iniziative che verranno realizzate anche a livello aziendale. Il moderatore di questo incontro e degli ospiti che ringrazio di essere presenti è il collega Andrea Bigarella, che opera proprio nell'area commerciale, per cui a maggior ragione è la persona indicata per fare da ospite. E quindi io lascio la parola ad Andrea. Che introdurrà quindi tutti i nostri relatori. Buonasera, grazie Marina. Beh, io riprendo da dove ha lasciato Marina, quindi l'incontro di oggi si inserisce all'interno del progetto Digital Marketing Starter Pack finanziato dalla Camera di Commercio. La Camera di Commercio finanzia iniziative di questo tipo per stimolare il territorio della provincia di Vicenza e le aziende del territorio stesso su determinati specifici temi. Questa volta il tema è stato quello del digital marketing e il titolo è molto evocativo, lo starting pack per le aziende del territorio per strutturare delle azioni e delle strategie coerenti con i loro obiettivi. Un tema questo che è ancora più caldo in seguito agli effetti, ovviamente, della pandemia. Una pandemia che ha ulteriormente accentuato la necessità di adoperare con una strategia multicanale, quindi di intersecare spazi fisici come la fiera, la visita, lo showroom, che necessariamente hanno avuto delle forti limitazioni, a quelli digitali. Quindi cosa è successo? C'è stato sin da subito un forte interesse nelle aziende di dotarsi di nuovi strumenti di natura digitale per la conversione dei contatti in clienti, sperando di cosa? Sperando di convertire l'azione commerciale analogica, la fiera, la visita al cliente, accogliere nel proprio showroom una delegazione di clienti, in vendita digitale. Quindi dal lato nostro sono fioccate le richieste di corsi di LinkedIn,
corsi per public speaking in webcam, corsi per strutturare landing page efficaci o richieste per rivedere il proprio sito internet, soprattutto per la comunicazione. Ma intervenire solo sugli strumenti digitali e di attivazione delle vendite è una risposta che necessariamente termina nel breve periodo. È essenziale per le aziende ragionare anche sul lungo periodo e costruire una solida identità di marca che preveda quindi il coinvolgimento del cliente nel medio e nel lungo periodo e non solamente nella fase finale della vendita, quella della conversione del contatto in contratto. Quindi cosa pensiamo? Riteniamo necessario un equilibrio tra strumenti digitali evoluti, efficaci, che guardano alle nuove tecnologie, ai big data, all'intelligenza artificiale, unita a una visione di lungo periodo, a una visione strategica legata al posizionamento del proprio brand, della propria azienda. Per fare questo non esistono ricette prestabilite, ma è certo però che le aziende che si approcciano con un approccio superficiale all'ambito del digital marketing sono destinate ad avere risultati irrilevanti. Saper leggere bene analytics o interrogare algoritmi predittivi per analisi di mercato sono sicuramente competenze necessarie nel presente e nel prossimo futuro, ma se non sono unite, se non sono strumenti per lo sviluppo di una solida strategia, sono destinati a rimanere sterili esercizi di stile. Dobbiamo quindi interrogarci che cosa vogliamo comunicare ai nostri clienti, ai nostri potenziali clienti, dove li vogliamo raggiungere, in quale momento li vogliamo raggiungere del loro percorso di acquisto nei nostri confronti. Ed è proprio qui che i dati assumono un ruolo fondamentale come elemento abilitante di qualsiasi strategia di marketing. Questa è la ricetta che noi abbiamo deciso di proporre all'interno del Digital Marketing Starter Pack, ovvero quello di accompagnare le aziende nel strutturare una solida e coerente strategia e presenza nei canali digitali, supportandoli nella definizione dei migliori strumenti di natura tecnologica. Da questo punto di vista vi proporrei un breve e rapido sondaggio per capire intanto e anche per scaldare un po' la relazione. Quindi, attualmente, le scelte di marketing della vostra azienda si basano su una raccolta sistemica di informazioni e ricerche di informazioni sulle ricerche di mercato, sui prodotti, sui competitor? In questi mesi, poi andremo adesso a presentarvi Saverio Sbalchiero di S&P, e i colleghi, i compagni di questo viaggio di Bytech, che rappresentano appunto le due anime della nostra proposta. In questi mesi abbiamo lavorato con questo approccio con aziende del settore della saldatrici, con aziende che producono macchine nel settore alimentare, con PMI, metalmeccaniche, lavorazioni conto terze, e per aziende delle lavorazioni plastiche. E il medesimo approccio basato sull'ascolto attivo delle necessità del cliente abbiamo visto che ha avuto lo stesso ottimi risultati. Con il Digital Marketing Starter Pack contiamo di poter accompagnare e supportare ancora altre aziende in questo percorso. Allora, vediamo il risultato. Il 44% dei nostri ospiti dice di adoperare i dati per prendere decisioni, mentre il 56%, quindi la maggioranza, dice che la propria strategia di marketing non è basata sui dati, essenzialmente. Ok, allora ho piacere di introdurre Saverio Sbalchiero, partner di Nuco sugli argomenti di cui abbiamo iniziato a parlare oggi. E Saverio, ti lascio la parola. Grazie. Grazie Andrea.
chiaramente mi fa piacere di essere qui, di condividere questa occasione, questo incontro. È effettivamente da un po' di tempo che stiamo parlando di intelligenza artificiale legata al marketing e abbiamo già da, direi, più di un anno cominciato ad applicare in maniera regolare questi strumenti a tutte le consulenze, ai progetti che stiamo elaborando. Questo grazie all'incontro con Bytech, che è, diciamo, sicuramente l'azienda leader in Italia per quanto riguarda questo tipo di tematiche, la capacità cioè di utilizzare degli algoritmi proprietari, delle tecnologie proprietarie, per distillare sostanzialmente questo enorme capitale di informazioni, di scambi, di notizie che riguardano direttamente il nostro mercato, i nostri clienti, i prodotti che facciamo. Ora, un approccio guidato dalla ricerca è un approccio che tradizionalmente non è tipico del territorio in cui viviamo. Premetto che appunto io, come altri consulenti, vivo e lavoro a Vicenza da molti anni, ma ho avuto una lunga esperienza professionale internazionale, ho lavorato con grandi imprese globali nei temi del brand, del posizionamento di brand, del posizionamento di marketing strategico e la costruzione anche di brand, quindi in temi che hanno tipicamente un enorme bisogno di analisi, di ragionamento, di studio alla base, no? del proprio agire, del proprio realizzarsi. L'incontro è stato appunto con Bytech, con questa azienda, e insieme abbiamo cercato di capire in che modo poter combinare proprio l'utilizzo di queste tecnologie al servizio di una utenza di imprese medie o piccole anche, per aiutare le aziende proprio a farsi le domande giuste al momento giusto e ad avere delle risposte che possano aiutarle a guidare delle scelte che spesso vengono prese in maniera non sempre completamente avveduta, non sempre completamente strutturata. Questo, ripeto, è un po' un tratto della personalità dell'impresa, piccola media impresa italiana, che è molto creativa, molto innovativa, ma che si preoccupa tradizionalmente, adesso le cose stanno cambiando, no? Ormai tutti noi siamo molto più consapevoli di quelle che sono le difficoltà del mercato in cui viviamo e della necessità di muoverci in maniera molto avveduta, attenta e informata, proprio perché non sbagliare è diventato molto pericoloso. Però in generale ancora si vedono molte aziende che prima fanno le cose e poi si chiedono dov'è il mercato. Prima si inventano un prodotto, fanno un'innovazione e poi dicono e adesso dove vado a venderlo? Ecco, è chiaro che questo è un approccio, lo dico, so di dire delle cose forse un po' banali, però è un approccio che chiaramente va cambiato in maniera sistemica proprio, quindi è importante, ed oggi diventa più facile fare questo tipo di cambiamenti proprio perché la possibilità di interrogare il mercato, capire cosa succede là fuori, che cosa fanno i nostri concorrenti, che cosa fanno i nostri clienti anche in termini di scelte, è diventato più facile, è diventato più
è possibile, ecco, no? Ma è anche più facile sicuramente, cioè possiamo accedere molto più facilmente a questi dati, che paradossalmente stanno tutte queste informazioni nel palmo delle nostre mani e che però noi non riusciamo assolutamente, diciamo, a raggiungere, perché questi dati sono talmente tanti e talmente, diciamo, non organizzati, che diventa praticamente impossibile farci qualcosa. Ecco, l'intelligenza artificiale, come ci spiegherà poi appunto Giuliano e Maria Fabbri, aiuta proprio a distillare questa enorme quantità di dati, ad ordinarla, a renderla utilizzabile. E questa chiaramente è una rivoluzione nel modo di fare marketing, perché oggi possiamo fare un marketing che parte dalle informazioni, non dal sentito dire, non dalle ipotesi. Quindi è un marketing che diventa veramente un po' più strutturato su delle evidenze e ci aiuta, per esempio, non solo nelle scelte che riguardano, per esempio, gli aspetti commerciali, ma ci può aiutare anche nelle scelte di prodotto, cambiando un po' quell'abitudine che prima faccio e poi penso a come vendere, no? Ma cominciando a prototipare delle idee, a dire, ok, esiste già questa cosa? Se esiste, come esiste? Come la posso fare diversa? Come si comportano gli altri? Che cosa raccontano? Come affrontano il mercato? Tutte cose preziosissime che ci aiutano a risparmiare un sacco di tempo, non solo nella fase commerciale e di lancio e di commercializzazione, ma e di vendita, ma anche nella fase di ricerca e sviluppo, che chiaramente è una fase capital intensive, quindi assolutamente in cui è molto importante essere efficienti. Ecco, io qui approfitterei per lanciare un altro sondaggio, se siete d'accordo, che qui vi leggo. Ritieni che disporre di informazioni che riguardano le tendenze, il mercato e la concorrenza ti potrebbe aiutare maggiormente relativamente allo sviluppare un prodotto, una strategia commerciale, un'attività di comunicazione e marketing? Queste tre, finché vi lascio il tempo di rispondere a questo piccolo questionario, intanto comunque lo commento, insomma, come dicevo prima, vedete che qui abbiamo tre punti che sono tre punti estremamente fondativi, no? Dell'attività di un'azienda: lo sviluppo del prodotto, la strategia commerciale e poi il marketing e la comunicazione. Oggi in tutte queste attività si possono utilizzare delle tecnologie predittive di tipo e l'intelligenza artificiale, proprio per interrogare il mercato e raccogliere informazioni veramente utili in ognuna di queste fasi. Ecco, non so se ecco, qui abbiamo i risultati sono che il 33% dei partecipanti risponde che riterrebbe più utile l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sullo sviluppo del prodotto, un 27% sulla strategia commerciale, mentre il 40%, quindi diciamo la maggioranza, anche se non stacca di molto le altre due, sull'attività di comunicazione e marketing. È chiaro che l'attività di comunicazione e marketing in qualche modo è quella più sentita, perché forse è anche quella che più in questo momento storico è più vicina, secondo il nostro sentire, la nostra così abitudine,
all'applicazione dell'intelligenza artificiale, perché già si sa che Google usa algoritmi, che siamo per tutte le tecnologie, insomma, del web, che riguardano la comunicazione, si basano su questo tipo di concetti, e certamente, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale alla guida del marketing e della comunicazione riesce a produrre veramente un livello di efficacia sia nella, in quella che è la fase di preparazione, e quindi, come dire, di formulazione, diciamo, del messaggio, della strategia, cosa molto importante, no? Che poi anche in quella che è la segmentazione, la targetizzazione, la personalizzazione dei messaggi e tante tante altre attività che poi magari di cui Giuliano o Maria Fabri ci parlerà con maggiore dettaglio dal punto di vista tecnico. La cosa che tenevo, che in qualche modo io tanto devo dire una cosa, che Andrea Bigarella ha introdotto in maniera esemplare questo incontro, perché dicendo una cosa che chiaramente è molto importante: oggi non si può prescindere da un approccio strategico con il marketing, in generale, non si può prescindere da un approccio strategico aziendale. Quindi è chiaro che la nostra proposta, la proposta che stiamo facendo anche con questo Digital Marketing Startup Pack, è una proposta che ha come scopo anche quello di aiutare l'azienda, aiutare con molta umiltà, nel senso di dire, magari siete già molto avanti in questo, però, come dire, contribuire proprio alla costruzione di un approccio più strategico alla lettura del mercato e allo sviluppo di strategie di posizionamento che possano veramente essere differenzianti. Cosa che è assolutamente fondamentale in un mercato come quello in cui noi viviamo, è proprio quello di sapere chi siamo, dove dobbiamo andare, fare la scelta giusta in termini proprio di segmentazione del nostro pubblico. Dobbiamo prendere la mira molto 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 bene rispetto alle azioni che facciamo. Dobbiamo capire da dove cominciare, dobbiamo capire qual è dove sono le opportunità, e quindi questo tipo di lettura è fondamentale partire da una grande consapevolezza di cosa succede là fuori, di chi sono i nostri clienti, di chi sono i nostri concorrenti, di che immagine hanno i concorrenti di noi, ok, e dei nostri concorrenti. E un'altra cosa molto importante, che fa parte appunto di questo nostro progetto di integrare le tecnologie del posizionamento con l'intelligenza artificiale, è capire quanto sia sempre di più la percezione a guidare le sensazioni, le percezioni e l'immaginazione a guidare sulle esperienze e sui giudizi, molto più di quanto non sia, diciamo, l'aspetto di contenuto, dove i contenuti chiaramente ci devono essere, però è molto importante anche governare proprio il posizionamento anche da un punto di vista proprio di quella organizzazione orchestrata di segni, di codici, di linguaggi, che va a generare proprio una percezione. Attraverso, se si sa lavorare su questi livelli insieme, e questi strumenti ci possono dare una mano, unitamente chiaramente ad una capacità poi di mettere insieme le cose, di saperle leggere e di saperle organizzare. Beh, ma io credo che veramente con questo tipo di strumenti e questo tipo di metodi si possa cominciare a fare un salto di qualità nel marketing. Detto questo, io passerei volentieri la parola a Giuliano Maria Fabbri per quanto riguarda appunto i temi specifici delle tecnologie
che integriamo in questo tipo di percorso. Grazie Saverio e introduciamo Giuliano. Giuliano è il CEO e co-founder di Bytec, una delle 700 startup, 700 è il numero fornito dal Corriere della Sera a inizio anno, che lavorano nell'emergente economia del dato e una delle una tra quelle che si è focalizzata e verticalizzata proprio sui temi di cui parliamo oggi, quindi sales e marketing. Grazie Giuliano, benvenuto e a te la parola. Grazie mille Andrea per l'invito e buonasera a tutti quanti. Vado a condividere lo schermo, appunto ho preparato un po' di slide che mi aiutano nel raccontare appunto questo percorso e proprio andiamo un po' entriamo nel merito e quindi andiamo a capire perché parlare di intelligenza artificiale e perché portarla all'interno delle aziende, soprattutto nei processi di marketing e nei processi di vendita. Prima di partire approfitterei per lanciare il terzo sondaggio, così scaldiamo i motori, entriamo un po' più nel merito e nel vivo del tema dell'intelligenza artificiale. E, quindi appunto il questionario che andiamo a porre è: hai mai pensato di usare l'AI per una delle seguenti attività? E le attività sono analisi di mercato, lancio di nuovi prodotti, definizione di una strategia di marketing e benchmark con i competitor. Okay. Nel frattempo che riceviamo le risposte, vado velocissimamente avanti con la presentazione, ne approfitto nel mentre per presentarmi, per introdurmi. Io sono appunto Giuliano Maria Fabbri, sono co-founder di Bytec. Bytec è una martech company che fa parte del gruppo Datrix. In Bytec siamo appunto una realtà che ci occupiamo di intelligenza artificiale e l'obiettivo del gruppo Datrix è quello di lavorare sui dati e su appunto sulla AI, e Bytec è la realtà del gruppo che si focalizza e sviluppa progetti legati appunto a tutto il mondo del marketing e del performance marketing. Come anticipavo, appunto l'obiettivo del gruppo attraverso le company che compongono il gruppo è quello di sviluppare soluzioni sostenibili basate su AI che permettono appunto ai nostri clienti di far crescere, di far decollare il loro business. Essenzialmente come gruppo andiamo a lavorare in quattro aree, che sono quello del marketing e del sales, appunto che è tutto l'ambito che poi fa da cappello a Bytec. Lavoriamo anche nel mondo del model serving, quindi di creare, sviluppare soluzioni basate su intelligenza artificiale che vanno ad ottimizzare processi di produzione, processi di gestione delle risorse all'interno delle aziende. E poi lo facciamo in un ambito più specifico come quello del fintech, quindi abbiamo un'azienda a parte del gruppo che sviluppa una serie di soluzioni che attraverso i dati alternativi, i dati quindi non convenzionali offerti tendenzialmente al web, vanno a sviluppare una serie di soluzioni che permettono di valutare, appunto, grazie a questi dati, lo stato delle aziende, quindi aiutando gli investitori ad avere un ulteriore occhio, un ulteriore elemento per valutare la bontà o meno di una realtà su cui hanno intenzione di fare un investimento. E poi l'ultimo ambito, che è un ambito anche qui molto interessante, molto emergente, di frontiera, che è tutto l'ambito della monetizzazione del dato, cioè appunto aiutare i nostri clienti a non solo a raccogliere il dato, ma anche a valorizzarlo e su questo dato andare a generare del valore. Blocco velocissimo la condivisione per vedere i risultati del pool e del sondaggio. Quindi vediamo che insomma ci sono un po' opinioni differenti sui vari ambiti. Sicuramente allora c'è un 58% dei partecipanti che
ha pensato e probabilmente anche già fatto, ma in qualche caso analisi di mercato usando AI. Non vedo che la maggioranza invece non ha mai pensato di usarlo, applicarlo per il lancio di prodotti. E invece c'è un sostanziale equilibrio tra nella definizione strategie di marketing e analisi del benchmark con i competitor. E vado a riprendere la condivisione perché appunto diciamo questo sondaggio mi è stato molto utile per capire un po' il punto di partenza e poi anche perché abbiamo preparato una serie di situazioni, una serie di esempi, di casi reali con cui poi andiamo a riprendere i punti che abbiamo visto insieme nel sondaggio. Ok, di cosa parliamo oggi? Quindi parliamo del perché appunto investire in AI e soprattutto per il mondo del digital marketing. Vediamo appunto degli esempi di sinergie fra uomo e intelligenza artificiale nel marketing e nelle vendite. E infine andiamo a vedere quali sono i prerequisiti per poter portare l'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda ed infine cosa bisogna fare per introdurre l'AI nelle attività di marketing e vendita in azienda, quindi quali sono operativamente i passi che si possono fare e che possiamo fare anche insieme per appunto innovare e portare anche questo ulteriore elemento all'interno dell'azienda. Ok, partiamo con il primo punto, quindi perché investire in AI per il digital marketing? Essenzialmente per due motivi. L'intelligenza artificiale è un acceleratore, cioè è un qualcosa che permette di supportare tutte le attività legate al marketing e alla vendita, fornendo una migliore e profonda lettura dei dati e velocizzando al contempo i processi di analisi. Negli anni passati, negli ultimi 10-15 anni, si è parlato tanto di dati, si è tanto parlato di nelle aziende di fare un lavoro di raccolta del dato, di dotarsi di situazioni per avere dati e insight su cosa succedeva all'interno e all'esterno dell'azienda. Adesso, se vogliamo, il problema che si riscontra è che troppi dati cominciano ad essere un problema, quindi diciamo abbiamo tanti dati, tanti elementi, ma c'è una evidente difficoltà nel leggerli e nell'analizzarli. E l'intelligenza artificiale quindi mi permette di fare questo, mi permette di creare innovazione e mi permette di avere una lettura dei dati sempre più profonda e sempre più veloce. Quindi mi permette di dare valore al tempo, quindi permette di ridurre tutte quelle che sono compiti ripetitivi che spesso insomma vanno ad occupare gran parte del tempo delle persone che si occupano di marketing e comunicazione all'interno delle aziende, che come spesso un problema tipico che ritroviamo i nostri clienti è che la maggior parte del tempo non viene dedicata alla strategia ma nell'organizzare i file, nell'organizzare i dati e poco alla lettura. Invece l'intelligenza artificiale permette quindi di riprenderci un po' questo tempo e delegare quindi all'AI un processo di analisi, segmentazione, raccolta, clusterizzazione dei dati che abbiamo raccolto e noi possiamo dare invece il valore aggiunto occupandoci di strategia. Altro elemento appunto che mi permette di raggiungere risultati ambiziosi. Ovviamente avendo a supporto la tecnologia, avendo a supporto tecnologie come appunto il machine learning, io riesco ad avere molto più spazio di lettura, molto più profondità e riesco anche ad essere molto più, avere una lettura a più ampio spettro, quindi non mi pongo limiti evidenti che ovviamente un'attività fatta in maniera manuale o semi anche automatica ho. Quindi diciamo l'intelligenza artificiale mi viene incontro anche da questo punto di vista. Quindi il connubio di questi due elementi già da soli rappresentano un po' tutto l'importante vantaggio e la possibilità che l'intelligenza artificiale può dare al nostro business. In più c'è un elemento non di poco conto, cioè il fatto che l'intelligenza artificiale negli ultimi anni ha fatto passi da giganti e si è anche molto avvicinata
alle esigenze delle aziende, anche delle PMI, se vogliamo. Quindi, diciamo, non parliamo più di sistemi complicatissimi e lontani, con cui insomma c'erano anche costi computazionali importanti. Adesso, grazie al cloud, abbiamo la possibilità di vedere meglio la situazione, di avere delle potenze di calcolo con veramente poche centinaia di euro, e sfruttare proprio all'occorrenza tutta la potenza di calcolo che vogliamo, sfruttando direttamente i sistemi dei big player del mercato, quindi gli stessi Amazon, gli stessi Google, eccetera. Quindi possiamo utilizzare la loro tecnologia che ci viene messa in condivisione, appunto, grazie a cloud. Per questo parliamo anche di un'AI sostenibile, perché appunto è anche un'AI che va incontro agli sprechi ed è molto, se vogliamo, democratizzata, perché appunto va veramente nella direzione di servire e soddisfare l'esigenza sia dei grandi che soprattutto dei piccoli. Inoltre c'è un tema anche molto importante, che è un'AI, per come la vediamo noi, che va molto in aiuto all'esigenza del manager, della persona, del cittadino, ed è quindi una AI che non va a sostituirsi, ma va proprio anche a fare un lavoro che è proprio del digital e della tecnologia, cioè aiutare a migliorare quello che è la vita delle persone, utilizzando appunto dei sistemi che sono i più democratici possibili, e che sono anche molto, molto vicini quindi alle nostre aspettative. Vediamo dei casi pratici, appunto, di come quindi l'AI può effettivamente aiutarci a migliorare la nostra lettura e l'attività di tutti i giorni. Un esempio che abbiamo visto con Sbalchiero su diverse realtà già è per esempio tutto il tema dell'analisi di mercato e delle analisi competitive. Cioè l'AI mi permette ad esempio di lavorare su dati molto ricchi, come quello dei dati offerti dai motori di ricerca, Google, YouTube, Amazon, quindi diciamo tutti i siti che hanno un box di ricerca, utilizzare questi dati per raccogliere informazioni di insight per avere una lettura più profonda del mercato, di come sta andando il mercato insomma intorno a noi. Vediamo un esempio pratico. Diciamo, quindi noi possiamo mettere a fattor comune sia dati esterni, come appunto quello di motori di ricerca, quindi da Google, da Amazon, da YouTube, e possiamo mettere a fattor comune anche dati interni. Esempi, per esempio, su dati esterni possono essere tutte le ricerche che vengono fatte sui motori di ricerca su un determinato brand, su un determinato prodotto, su un determinato servizio. Tutti elementi che io posso raccogliere e che l'AI mi permette di esplodere, di espandere all'infinito, vedendo tutte le combinazioni di ricerca anche in più lingue del mio target e degli utenti. Posso da questo vedere anche tutti i trend emergenti, e posso anche monitorare cosa fanno e dicono i competitor sulle medesime tematiche. A questo poi posso aggiungere anche a dati diciamo che ho all'interno delle aziende, quindi diciamo quelli che sono i prodotti e i servizi più interessanti, quelli che sono dati di navigazione sul sito, se si dispone di un sito che ha dei dati di ricerca, degli elementi insomma che posso utilizzare, più anche diciamo informazioni che ho io, quindi sui dati di vendita, su elementi che come azienda so che possono essere interessanti. Questi dati possono essere quindi mappati attraverso delle tecnologie. Noi ne abbiamo sviluppata una che si chiama IntentSonar, che va appunto a mappare, a ricreare tutti gli intenti di ricerca e a mapparli, quindi creando proprio un vero schema, un percorso con cui gli utenti si vanno a informare e vanno a ricercare tutti i temi che abbiamo appena detto. E da questo io posso avere per esempio informazioni sulla stagionalità, quindi capire se tutte le ricerche che vengono fatte su un prodotto o un servizio hanno un trend stabile, o se hanno dei picchi in determinati momenti dell'anno, se sì in che momento iniziano e quindi in che momento devo cominciare a interessarmi, a farmi vedere e ad essere diciamo attento a delle novità. Se ci sono dei trend in crescita, quindi se ci sono delle situazioni che stanno cambiando, si stanno muovendo e quindi su cui è importante porre l'attenzione. E quindi in questo l'AI mi permette di non solo di monitorare le situazioni, ma di monitorarle anche tante, e su queste poi vedere e attivarmi di conseguenza.
vedere lo share of voice, quindi vedere un po' quelli che sono i diversi registri e i diversi termini che utilizzano le persone quando cercano o si informano su temi che sono interessanti per me, oppure vedere anche fare confronti tra mercati, quindi diciamo mettere a fattor comune le ricerche anche in paesi diversi, perché appunto l'AI permette anche di fare delle analisi non solo sul mercato domestico, ma anche di espandere il dato di ricerca e la potenza, insomma, di sfruttare tecnologie appunto basate in intelligenza artificiale, mi permette quindi di fare analisi di mercato, analisi aggregate anche molto, molto importanti e molto impattanti. Nell'esempio appunto che vedete con i paesi e con i mercati, ad esempio è un caso reale che abbiamo fatto sul tema del vino, e qui siamo andati a vedere uno specifico quello che è il contesto di ricerca del vino italiano su più paesi, e al di là poi dei risultati e delle evidenze che abbiamo visto, cioè che Francia e Italia ad esempio hanno un comportamento simile e paesi come Stati Uniti, Canada, Inghilterra a loro volta hanno delle loro similitudini, è il tema che su cui vorrei porre l'attenzione, il fatto che sostanzialmente grazie alla AI siamo riusciti a mappare 7 mercati completamente differenti con una lingua in alcuni paesi differente, nel caso del giapponese anche un alfabeto differente, e l'AI mi permette di essere da questo punto di vista molto versatile, molto scalabile e di riuscire a interpretare in ogni paese un po' tutti quanti i contesti, e in questo caso quindi vedere un po' quali sono i mercati su cui il mio prodotto può funzionare e quelle che sono invece magari delle abitudini e dei contesti molto specifici. E questo diciamo dal punto di vista aggregato. Inoltre posso andare anche molto nel dettaglio, quindi invece nell'altro esempio il tema il fatto che riesco a essere estremamente specifico in un po' tutti gli argomenti, perché poi lì la cosa bella dell'AI è che nella classificazione ovviamente riesce a essere anche molto obiettivo e a non sbagliare sostanzialmente un colpo, perché nel momento in cui ha definito la sua routine e il suo modo di analisi poi riesce a essere veramente meticoloso in tutto il processo di analisi, e quindi nell'esempio potete vedere appunto come può andare a esplodere il dettaglio delle ricerche. In questo caso appunto parliamo di un sito che deve trattare ricette, in questo caso proprio mi riesce ad andare nel dettaglio di dire esattamente il tema, la tematica che è più interessante, che volume fa, e quindi diciamo suggerire a questo portale su cosa scrivere per fare un contenuto che sicuramente avrà un successo, perché sono tipi di contenuti che stanno facendo tante ricerche. Inoltre, sempre nel tema della particolarità e del dettaglio che posso ottenere, quindi tornando all'analisi che vi dicevo del vino, posso non solo quindi vedere una cosa macroscopica per capire qual è il mercato più interessante o meno a volo d'uccello, ma posso poi anche entrare nel dettaglio e vedere nel singolo paese esattamente cosa sta succedendo, quindi la stagionalità, che era un tema che poi sentivo che aveva ripreso Andrea, del singolo paese, nonché poi anche i sottocluster legati appunto alla tematica che stanno crescendo, quindi cosa cercano le persone, a cosa si avvicinano, che tipo di consapevolezza c'è sul prodotto, quindi diciamo tutti elementi che in fase di definizione di una strategia sono molto utili, perché appunto mi danno subito una base di informazioni solida su cui so esattamente come muovermi e su cui poi posso, sono tipo informazioni che poi posso tenere sempre sotto controllo, così che poi non solo ho un punto di partenza ma poi anche un punto di controllo continuativo su cui posso fare ottimizzazioni e posso controllare nel day by day come stanno andando le cose. Un altro tipo di applicazione molto interessante che si può fare grazie a lei è ad esempio tutta la generazione automatica di contenuto, che sono sostanzialmente la tecnologia che, se vogliamo, è la base di tutti i sistemi di comunicazione, come, non so, gli Alexa e in generale gli smart speaker, quindi Alexa, Google Home, eccetera. Quindi diciamo tutti i sistemi che riescono a generare in maniera automatica un testo partendo appunto da un database di conoscenze e di informazioni. Quindi diciamo la stessa cosa che si può fare, quindi è allo stesso modo ho uno zoccolo di informazioni, ho una serie di contenuti e su quello posso appunto creare
e generare in maniera automatica del testo, comunque dei preelaborati che poi posso andare a ottimizzare e a pubblicare, o comunque per cui posso muovermi direttamente. Inoltre posso anche monitorare ovviamente quello che è il processo di acquisto dei miei clienti e posso, diciamo, lavorare anche per creare un processo che è sempre più vicino al cliente, che in qualche modo, ovviamente grazie alla AI, visto insomma che ormai gli elementi di contatto offerti al digitale sono innumerevoli, riesco a avere e tenerli tutti sotto controllo manualmente. È sempre più complicato. Grazie alla AI io riesco a fare un lavoro molto più di dettaglio, molto più preciso. Grazie a lei quindi riesco a controllare, a mappare tutto quanto e quindi capire esattamente gli utenti come stanno andando, come si stanno comportando, e su quelli posso anche automatizzare degli elementi di contatto e di ottimizzazione e di conversione. Su questo vi faccio vedere insomma un caso pratico che ci è capitato con il cliente Italo, che al di là del nome roboante e seguente dei dati, però diciamo è un processo che in realtà è replicabile in realtà in tantissimi anche ambienti, quindi diciamo è un tipo di attività che sicuramente su Italo ha avuto il suo impatto macroscopicamente, però in realtà è un tipo di problematica che anche il piccolo cliente rivede esattamente. Nel caso di Italo la situazione che abbiamo trovato era la seguente, quindi c'era il cliente che aveva un database abbastanza ricco, abbastanza importante, aveva dei clienti iscritti, fidelizzati con i loro sistemi, con il loro sistema di fedeltà, e doveva sostanzialmente riattivarli nel momento in cui avevano già fatto una prenotazione, oppure doveva avere un sistema che comunque gli permettesse di completare di avere un punto completamento del treno. Cosa siamo riusciti a fare grazie alle nostre soluzioni e soprattutto grazie alla AI? Siamo riusciti quindi a segmentare meglio il loro CRM, quindi a segmentare meglio il loro database di clienti, grazie appunto andando a crearci dei cluster, quindi dei gruppi di utenti che avevano delle caratteristiche simili tra di loro. E poi grazie a degli algoritmi predittivi abbiamo identificato quindi di questi gruppi quelli che erano i clienti con probabilità più alte di riacquisto rispetto ad altri. A questo punto, poi, quindi abbiamo identificato questi gruppi, la tecnologia ha cominciato a personalizzare, a creare dei contenuti sulla base appunto di queste informazioni, e su queste abbiamo creato delle mail personalizzate insieme ovviamente al cliente che ovviamente aveva in mente tutte le strategie, tutte le opportunità che si potevano fare. Su quella abbiamo automatizzato una serie di email personalizzate che partivano in media dopo 30 minuti per far sì che, non so, venisse completato l'acquisto del biglietto online. Questo tipo di attività quindi cosa ha permesso? Ha permesso al cliente quindi di migliorare la ripetitività di acquisto dei clienti fidelizzati e dall'altra parte ovviamente ha permesso di migliorare quello che era anche il conversion rate sulle attività di prospecting, quindi diciamo hanno smesso di mandare email a campione a tutti i clienti, ma la mandavano magari a un gruppo più ristretto ma con una probabilità di conversione più alta, quindi hanno da una parte ottimizzato e hanno diciamo smesso di rompere le scatole ai non interessati, dall'altra hanno cominciato a scrivere solamente quelli interessati, aumentando quindi i valori di conversione, dall'altra parte hanno anche ridotto gli investimenti, perché ovviamente piuttosto che parlare a tutti hanno cominciato a parlare solamente a un target stretto e selezionato. Vediamo ora quelli che sono quindi i prerequisiti per portare l'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda. Essenzialmente sono tre: quello di definire dei processi, e su questi processi identificare quelli che sono i modi per raccogliere e attivare dati da questi processi. Successivamente, digitalizzazione del processo, quindi cercare di creare una struttura ibrida dove comunque c'è una forte componente digitale, perché è il digitale comunque il driver che mi permette poi di fare il salto ulteriore per introdurre l'AI. Poi appunto avere una governance del dato, quindi diciamo cominciare a avere un mindset, una forma mentale per cui il dato comincia veramente a guidare un po' tutte le decisioni del business. E
e infine porta voglia di, mettere in di mettersi in discussione, perché appunto a volte poi il dato va a smentire dei preconcetti e delle convinzioni che abbiamo, e quindi poi a quel punto bisogna essere bravi a mettersi appunto in discussione e a ricambiare e a cambiare il pensiero, perché appunto poi il dato a quel punto parla per noi, quindi poi ovviamente bisogna accettarlo. E infine, quindi vediamo quelli che sono i passi che suggeriamo per introdurre l'AI in un processo di vendita in azienda. Partire col definire un obiettivo, quindi partire col definire un'area, un'azione, una campagna, un tipo di attività che potrebbe essere appunto il lancio di un prodotto, un'analisi di mercato, comunque diciamo un ambito molto specifico su cui abbiamo un obiettivo chiaro, quindi che andiamo a definire. Definire un modello di data governance, quindi un modello che permette di controllare le informazioni e di analizzare e di vedere un po' come sto raggiungendo un determinato obiettivo. Partire sempre da un prototipo o di una POC, quindi diciamo non pensare di digitalizzare, di portare l'AI in tutti i processi, perché significa si va a sbattere in quel modo, quindi partire da un qualcosa di piccolo che intanto permette di testare, di vedere un po' tutto un progetto dall'inizio alla fine e su quello poi fare cultura. A quel punto il consiglio è promuovere risultati, quindi partiamo da un piccolo progetto e promuoviamo risultati, promuoviamo i benefici anche all'interno dell'azienda, quindi diciamo diventiamo ambassador del progetto e dei successi che andiamo a raggiungere. Raccogliere continuamente feedback, quindi in questa fase andare a in continuazione ad essere critici, quindi a chiedere un po' a tutti gli attori, a tutti gli stakeholder cosa ne pensano, se ci sono degli elementi che si possono migliorare e su questo continuare quindi a lavorare e ottimizzarsi. E poi infine appunto ingegnerizzazione del sistema, quindi una volta che si è messo a regime si può appunto pensare di scalare, di pensare in grande e quindi di passare quindi all'elemento successivo, andando a coinvolgere un'altra area, un altro elemento, insomma, per andare avanti, e poi ovviamente ripetere in continuazione. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, siamo qui a disposizione anche per domande e per anche ulteriori approfondimenti. Allora, Giuliano, è arrivata una domanda. Allora, avete avuto esperienze di processi di questo tipo su aziende manufatturiere del B2B, quindi aziende che non si rivolgono al consumatore finale? Sì, assolutamente sì. Si ha esperienze per ciò che riguarda l'analisi di mercato, in senso stretto, quindi diciamo andare a capire, non so, quello che erano le ricerche, il sentiment di un determinato prodotto, anche molto di nicchia, su un determinato mercato. Quindi da quel punto di vista abbiamo diverse esperienze. Devo dire che, tra l'altro, al di là di quello che si pensa, perché no, è sempre portato al dire, è facile nel B2C perché è un mass market, ci sono tante ricerche, quindi ci sono tante informazioni. In realtà anche nel B2B il motore di ricerca soprattutto è estremamente utilizzato, perché ormai un po' nella cultura di tutti il Google è il primo elemento che ci viene in mente per cercare e per informarsi su un determinato prodotto. In realtà ovviamente nel B2B i numeri sono più bassi, però le ricerche sono anche molto specifiche, quindi diciamo che il dato è anche più facile interpretazione, perché magari ha volumi più bassi, però comunque riesco ad avere una lettura, riesco anche a essere molto specifico. Quindi diciamo spesso nel B2C si hanno dati sporchi, perché ovviamente su tanti settori, immaginate quello dei treni, quello ferroviario, che marasma di tipologie di utenti posso avere, ma nel B2B invece ho anche 3-4 cluster, magari non tantissimo, però su quello riesco a essere molto molto specifico, così come poi sulla scarica a terra anche sì, lì. Infatti hai anticipato quella che era una mia domanda, perché a volte nelle aziende c'è un po' la convinzione di operare in un mercato
iperspecifico, dove ci sono delle determinate dinamiche che sono non comparabili ad altre, mentre tu invece ci stai dicendo che i dati non mentono, cioè, quindi anzi forse è anche meglio avere un numero ridotto magari di ricerche, ma più specifiche, che potrebbe semplificare un'attività di analisi per poi prendere determinate decisioni, o sviluppo prodotto o l'azione commerciale. Esatto, sì, per quello fare la comunicazione, c'è capitato di fare ricerche per un caso veramente più unico e raro, un cliente che vende segatrici per il taglio del marmo, quindi siamo nell'ipernicchia. A me ovviamente le ricerche le abbiamo dovute analizzare in inglese per ovvi motivi, perché dovevamo andarla a vedere in maniera globale, però lì abbiamo comunque identificato tutti quelli che potevano essere i cluster di utenti. Anche lì, in quel caso, lui, essendo una multinazionale, ha capito poi quali mercati investire di più, quali agenti potevano avere più presa magari su determinati argomenti, e quindi su quello si sono organizzati e mossi di conseguenza. Sì, è chiaro che sia che cerchiamo il nuovo paio di sneaker o che vogliamo cercare la nuova sega a nastro per tagliare blocchi, sempre Google accendiamo, no? Quindi esatto. Lì è un contenitore, è il contenitore, diciamo. E l'altra domanda è un po' più tecnica, mi chiedono nello specifico della proposta del Digital Marketing Starter Pack. Invieremo a seguito del webinar la proposta, che consiste in una serie di incontri one to one, quindi in azienda o fisicamente e o virtualmente, sui temi che abbiamo visto, quindi definizione di una strategia e degli obiettivi e implementazione tramite gli strumenti di intelligenza artificiale, Big Data Analytics. Il percorso è relativamente leggero, perché sono una serie di workshop in cui poi vi lasceremo dei compiti per casa, e qualcosa faremo anche noi, con l'output l'obiettivo di avere un output concreto sulle azioni da fare per lo sviluppo di una strategia commerciale di marketing basata sui dati. Saverio, non so se volevi aggiungere qualcosa, avevi qualche altra domanda anche tu? No, non ho altre domande, se non volevo soltanto aggiungere, appunto, rispetto all'esperienza noi stiamo lavorando con Bytech, anche con un'azienda di medie dimensioni, diciamo anche qui nella nostra regione, appunto stiamo attivando, posso confermare che abbiamo attivato con successo questo doppio livello, no? Cioè l'analisi strategica, cioè le tecniche, l'approccio metodologico, l'analisi strategica tradizionale integrata all'intelligenza artificiale, e che sta producendo chiaramente dei risultati estremamente interessanti, estremamente efficaci e soprattutto veloci, e quindi ci consente, proprio siccome con questa azienda, un'azienda appunto che invece va, diciamo, che va alla distribuzione e, diciamo, è al consumatore, che ci consente veramente di capire che ci aiuta a capire veramente come posizionare i prodotti, come fare strategia, e quindi è un'esperienza molto, molto interessante, con un'azienda locale che tutto sommato sta facendo un investimento assolutamente accessibile. Concordo. Diamo un minuto per chiedere agli ospiti, se i nostri ospiti da casa, se hanno qualche altra domanda da aggiungere. Io nel frattempo ne approfitto per ringraziare le colleghe Alessandra Rossi, Roberta Voltan e Elisa Rossi dell'ufficio marketing IT di Newco per il supporto, Alessandro Mason di S&P, e ovviamente Giuliano Maria Fabri di Bytech e Saverio, che sono stati i nostri speaker. Non vedo altre domande, quindi vi saluto e vi auguro una buona serata. A presto.